la fase 4 e, come suggeriva il professor Pelicci quando ha rivisto il documento, il concetto di real world clinical trial, cioè i farmaci che vengono poi messi sul mercato una volta che finisce la fase di sperimentazione, il trial clinico vero e proprio. Poi questi farmaci che sono sul mercato in realtà vengono utilizzati in maniera differente, quindi vengono utilizzati per pazienti che magari non hanno la patologia per cui sono stati testati inizialmente, oppure vengono utilizzati per pazienti che non hanno le stesse caratteristiche pur avendo la stessa patologia, oppure addirittura vengono utilizzati per pazienti per i quali non c'è altra cura, quindi in versione quasi quella che si chiama compassionevole, no? Quindi questi farmaci che poi vengono messi sul mercato possono poi funzionare in maniera completamente diversa. In ogni caso, queste sono tutte le fasi della ricerca che in qualche modo sono già state influenzate dalla medicina personalizzata, dalla medicina di precisione. Innanzitutto nella ricerca di base, dagli omics, quindi non si parla più di sequenziare un pezzettino, una mutazione o qualcosa del genere, si parla ormai di omics, quindi di genomica, di genoma, di epigenoma, di metaboloma, proteoma e così via. Quindi le analisi sono tutte da big data. Ogni analisi che viene fatta sul paziente in questo momento genera una quantità di dati veramente enorme. E come questo poi si è tramutato nella ricerca clinica, quindi l'analisi di tutti questi dati dei pazienti e quindi di biomarcatori, quindi di mutazioni molecolari che potessero essere alla base della patologia, hanno portato a modificare i clinical trial. Per esempio, prima per una patologia c'era un farmaco e un trial, adesso esiste il trial ad ombrello, quindi praticamente nella stessa patologia ma diversi biomarcatori vengono trattati in modo diverso, oppure il basket trial, patologie diverse, stessa mutazione o comunque stesse caratteristiche biomolecolari, vengono trattati tutti nello stesso modo. Concludo dicendo, ritornando a fondazione e cercando di definire qual è il nostro impegno in questo contesto. Questa frase l'ha detta in un'intervista pubblicata su Open Innovation il presidente del nostro comitato scientifico Martino, Gianvito Martino. I 10 farmaci più diffusi al mondo sono efficaci in media solo in un paziente su 25, mentre in un paziente su 4 generano un danno o un peggioramento della situazione clinica generale. Quindi il nostro impegno è di cercare di lavorare in modo che questo possa cambiare. Cosa faremo noi nell'anno 2018? Nell'anno 2018, questo è il nostro piano d'azione, cercheremo di rispondere alle esigenze che abbiamo raccolto, alle esigenze che abbiamo chiesto, che ci hanno detto i ricercatori di avere e non solo i ricercatori. Finanzieremo progetti di ricerca biomedica, questi sono i tipi di progetti che finanzieremo. Non solo di ricerca biomedica su scala regionale, ma anche progetti europei. Abbiamo progetti clinici e preclinici che stiamo già finanziando e cercheremo di occuparci anche della formazione di giovani ricercatori. Questo è un accordo con Fondazione Cariplo. E concludo mostrandovi semplicemente quali sono i partner con cui normalmente lavoriamo e questi sono i loghi dei progetti che comunque noi abbiamo in corso. E grazie.